Il venerdì del TG Tour, caro professor Pini, come andiamo? Benissimo, benissimo. Ma la vista, l'estate che sta, che sta esplodendo. È esplosa a tutti gli effetti questa estate meravigliosa cagliaritana. E tutti stanno venendo qui a Cagliari perché è una città solare, città mediterranea. È verissimo, si mangia bene, ci sono belle donne, c'è tutto. Sì, è vero, è vero. Se non fosse che a guastarci la giornata ci sono le notizie del tablet. Saremmo andati alla che grande. Ci inseguono. Purtroppo sì, purtroppo sì. Vediamo anche le notizie di carattere locale, dall'Unione Sarda, Uta muore una mamma in auto e il suo bambino purtroppo allo stato attuale se la passa male in fin di vita. Regione Uras e Cappelli si dimettono al loro posto Tupponi e Stocchino. Sembra una partita di calcio balilla, troppo rogo, vero? Sì, beh, bisogna ricordare che certamente da parte della Consiglio regionale Uras lascia lo scranno, la poltrona del nostro parlamentino regionale e va a Roma, perciò è stato uno dei, come posso dire, fortunati. Fortunato, sì, vi ricordo, c'era un pugile, fortunato manca. Comunque, andando avanti, Cagliari, informazioni turistiche, cercansi in città, è rimasto un solo info point. Noi siamo sempre noi a dirle queste cose qui. Sì, quando sì, le diciamo, nessuno ci ascolta, lei dirà, invece ascoltale come. L'altro giorno abbiamo fatto vedere il servizio di Marta Mucini al Palazzo Reggio di Cagliari, non c'è non c'è un cicero, non è nessuno. Non c'è un info point. Quindi questi turisti sono allo sbaraglio, ci passano davanti e dicono, ma che cos'è questo? Cos'è? Il Palazzo Reggio, sarebbe il Palazzo Reggio. Sì, sì. Ah, il Palazzo Reggio, non me lo spiega nessuno. Vabbè, la fermo, sono continuo. Andiamo avanti. Oh, passiamo subito alle notizie invece del Comune di Cagliari. Molte polemiche intorno all'operato del sindaco Zedda, come ormai sta diventando un leitmotiv. Sì, sì, sì. Si sa anche di una cosa che invece il sindaco Zedda, secondo me, in questo ha abbastanza ragione. Dice, è stata varata questa con 57 voti, vi dicendo, la legge salva Baretti, ma perché proprio ora? Perché proprio ora? Lo stiamo dicendo da mesi e mesi e mesi, perché proprio ora? Perché lo dica a lei che... Perché proprio ora? Perché ci sono le elezioni. Perché ci sono le elezioni regionali, ma soprattutto da parte di Zedda, che certamente è un giovane entusiasta della politica, però si trova a scontrarsi, lo possiamo dire, con quel monolite, con una Sardegna che monolite, non ha paura, ma di capellacci, la Sardegna che non ha paura. E quindi niente, insomma, l'operato di Zedda un po' criticato, vediamo. Noi abbiamo fatto un'incursione veramente nella... al comune. E chi abbiamo intervistato primo? Abbiamo intervistato Marcello, che sarebbe dell'Aliga, tanto per capire. Le iniziative legate alla nettezza urbana, come risparmiare i soldi, la differenziata e quant'altro. Sì, poi sì, invece sì, abbiamo raccolto una sfuriata. È vero, è vero. Dell'ex assessore ai servizi sociali. Ai servizi sociali. Anselmo Pinas. Te lo tunerà. Sì. E poi abbiamo incontrato anche qualcun altro. Sì, che sì. Raimondo Perra, Partito Socialista Italiano. No. Quindi siamo entrati al comune, abbiamo fatto un pochino di maretta e ce ne siamo andati lasciando tutto. Beh, ognuno comunque ci ha detto qualcosa. Vabbè, vediamo. Consigliere Piras, la situazione della città di Cagliari oggi, oltre 2 anni dall'insediamento Zedda, che succede? Come vede la situazione? Finalmente stiamo per arrivare a soluzione finale, ovvero dopo aver distrutto Cagliari, non perché ha fatto qualcosa, giusto perché non ha fatto niente e non ha mandato avanti tutti i progetti che gli abbiamo portato noi con tutti i soldi e ha bloccato tutto, con tutto quello che sta succedendo in generale da parte sua, da parte della sua giunta, finalmente suppongo che abbia un rigurgito di dignità e se ne vada a casa. Se ne andrà sicuramente a casa con la scusa forse delle regionali, se ne andrà sicuramente a casa forse con la scusa del fatto che saranno elezioni anticipate al Parlamento, però io non vedo altro, vedo solo una sua fuga da quelli che sono i problemi. Cagliari, cagliaritani stanno vivendo una pagina drammatica, non degli ultimi 20 anni, ma dell'ultimo secolo scorso. È una cosa veramente vergognosa. I cittadini finalmente si sono accorti di quello che è il sindaco e la sua azienda. Qual è la percezione peggiore? I baretti piuttosto che lo stadio? Ma non c'è una cosa, è un insieme
di azioni bloccate e non portate avanti, che hanno fatto sì che il cittadino si sia svegliato da quel torpore che ha avuto solo ed esclusivamente nel momento in cui ha votato i due sindaci, è arrabbiato da quello che era il sistema nazionale, non ha fatto altro che dare un voto di protesta votando per il candidato sindaco più giovane, mentre ha vinto Zedda il rinnovamento e se ne sono ampiamente pentiti. Mentre nella prima parte il cittadino, quando si sono confrontati i due blocchi, ha dato il 54% alla maggioranza che faceva riferimento alla giunta uscente. Lui ha vinto non come partito, ha vinto contro il candidato Fantolla, cioè il vecchio con il nuovo. Il cittadino ha voluto cambiare il nuovo, a questo punto dico sicuramente il cittadino d'ora in poi non guarderà più il nuovo, guarderà meglio un buon usato che un uomo che non porta avanti i problemi della città. Che di questi tempi non è neanche male. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Fabrizio Marcello, responsabile dei servizi tecnologici, ma soprattutto ecco, lo intervistiamo perché si occupa dell'Aliga, la nostra Aliga. Cosa succede, Fabrizio Marcello? Quindi succede che finalmente siamo riusciti a procedere con un impegno nel PEG dove entro ottobre l'ufficio appalti ci darà la possibilità, se non ci saranno delle difficoltà per gli uffici stessi, di poter bandire il bando di gara che poi verrà nuovamente agli uffici e poi partirà la gara stessa con l'invito alle aziende per il prossimo porta a porta. Senti, perciò si parla certamente di ecocentri, ma soprattutto ecco, si parla che voi avete anche raccolto quello che poi vi hanno detto tutte le associazioni ambientaliste, ma soprattutto il cittadino comune, anche perché molte volte c'è proprio questa confusione umido, secco, differenziata, problemi anche di discariche. Quindi il tutto nasce soprattutto da un apporto delle associazioni, cioè abbiamo dialogato con voi e vogliamo dialogare ancora, e infatti abbiamo ancora una mezza cosa aperta con voi perché dovevamo fare un forum, e quindi giuridicamente non siamo riusciti perché c'era ancora un problema di statuto, però ovvieremo anche a questo. Siamo partiti dal basso, partendo soprattutto dalle discariche, individuando le discariche e facendo vedere ai cittadini quanti soldi noi spendiamo. Spendiamo 150.000 euro solo per bonificare le discariche. E quindi partendo da questo presupposto, che cosa stiamo cercando di dimostrare? Che tutti questi soldi potrebbero andare per contenere anche i costi della TARES. Tenete presente che la TARES aumenterà il 30% degli oneri nei confronti dei cittadini, quindi se riusciamo a diminuire le discariche, a fare il porta a porta e a mandare meno rifiuti al termovalorizzatore, sicuramente risparmieremo molti soldi. Una cifra stimata: solo se riusciamo a mandare la metà dell'indifferenziato, che si aggira 65%, risparmiamo 5 milioni di euro. Questo vorrebbe dire contrarre i prezzi, che sicuramente saranno in aumento per quanto riguarda la TARES, e quindi i cittadini riusciremo in questo modo a calmierare almeno i prezzi. Senti, possiamo dire al cittadino di essere virtuoso e soprattutto alcuni cittadini non essere carduzzi. E lo possiamo dire in maniera proprio acclamata. E che cosa stiamo facendo? Stiamo cercando, in questo periodo abbiamo cercato di fare una cosa a tampone, abbiamo inserito circa 240 cassonetti, infatti se avete visto anche l'ordine schematico delle batterie sono a 5, non più dimezzate, quindi la gente non sapeva più dove andare. E così stiamo cercando un po' di dare un po' di ordine. Stiamo intervenendo, adesso interverremo anche presso anche i vigili e poi soprattutto per le associazioni per sensibilizzare il problema. Non solo, vi annuncio già, e non è uno spot, che a maggio inizieremo gli incontri in tutto il territorio cagliaritano, iniziando da Pirri. Pirri perché? Perché Pirri rappresenta la municipalità stessa e quindi non deve essere visto come una discontinuità, ma come una continuità. Quindi inizieremo da Pirri, molto probabilmente poi arriveremo a Monlubeciu e poi soprattutto in periferia andremo a Sant'Elia e poi nelle altre ex circoscrizioni. Questo per fare che cosa? Per dire che differenziare vuol dire anche spendere meno nei cittadini e avere la città più bella, la città turistica e la città che comunque tutti desideriamo. Mondo Perra, Consiglio Comunale, Partito Socialista Italiano, ma ci sono ancora? Sempre Partito Socialista. E cosa state facendo per la città? No, ci siamo ancora, il Partito Socialista c'è ancora più di prima, perché adesso è tornato nel Parlamento italiano con deputati e senatori, quindi mentre prima non eravamo nel livello nazionale, adesso ci siamo anche lì. Cosa stiamo facendo per la città? Diverse cose, anche tante cose. Abbiamo ereditato delle questioni
molto importanti e corpose sulle quali ci stiamo lavorando adesso da diversissimo tempo, una per tutte, il Poetto, quindi con i chioschetti del Poetto, che è un argomento che mi pare ecco, che... Ecco, ci saranno quest'estate? Io credo proprio di sì, ci saranno probabilmente, mi auguro, oggi è la giornata fatidica del dove si deve dire sì, finalmente ci saranno, perché la regione oggi ha in discussione questa legina che salverebbe la stagione di quest'anno in attesa dell'approvazione del PUL, per cui io mi auspico che quest'estate, anzi con la prossima primavera, saremo lì al Poetto a fare le nostre colazioni al sole. Mondo, perciò noi siamo sicuri, non è che ci devono portare la gavetta, perché i casotti, lei afferma questo. La sicurezza e la certezza assoluta credo che non sia in capo a nessuno. Certamente oggi siamo in attesa di vedere che cosa legifera la regione e quindi sulla base di quanto oggi votano i consiglieri regionali possiamo dire che la stagione del 2013 è già salva. L'abbiamo detto diverso tempo fa, nessuno ci ascoltava da questo punto di vista, finalmente la politica si è messa a ragionare, quella che riguarda il Consiglio Comunale, quella che riguarda il Consiglio Regionale, io credo che questa sia la strada per uscire da questa impasse. Sembra la stagione turistica detta da un socialista che, come posso dire, avete abbracciato vari leader, adesso siete veramente nella, come posso dire, nei ranghi così. Lei fa questa battuta, lei fa questa battuta, ma io ribatto e dico che i socialisti non sono mai mancati. Andatevene a casa, che è meglio, l'ho già detto anche stamattina. Ecco, vi dicono di andare a casa da parte dell'opposizione. I socialisti non sono mai mancati dal Consiglio Comunale di Cagliari, quindi voglio dire. Perciò dobbiamo avere fiducia a Mondo. Non c'è dubbio. E noi diamo fiducia a Raimondo Perro. Grazie, grazie a voi. Ragazzi, a pranzo, se fate un salto alla Marina, trovate l'Antica Osteria, il mio ristorante modestamente preferito. Questa è la ricetta del giorno. Vi ricordo che negli anni 90, all'inizio degli anni 90, in Australia, un signore che si chiamava Fofino Floris vinse un primo premio con su Mazzamurro. Che è un piatto prelibato, ma soprattutto, ecco, è un piatto della grande tradizione culinaria sarda di ricino. Ma cagliaritano sarda? Secondo me su Mazzamurro è proprio castellano. Castellano. Vedi, cagliaritani, approntate, ma soprattutto seguite. Ma le do anche una spiegazione. Sì, mi dica. Perché mentre nei paesi il pane duro non faceva in tempo a diventare duro perché la gente poteva farselo in casa. Ma secondo me sì, poi si dava ai porci. Si dava gli animali. Agli animali. Bravo, questo pino. Beh, insomma, così. Però io, invece a Cagliari, so benissimo che il pane duro bisognava riciclarlo. Perché famiglie che avevano 10 e 12 fratelli, che oggi non se ne vedono più. Voi in casa quanti fratelli siete? No, in origine eravamo 13 figli. Quanti? 13. A 13? Perciò su Mazzamurro lo conosco. Andare su Mazzamurro all'Antica Osteria. Preistoria dell'Antica Osteria. Come ogni settimana vi presentiamo una ricetta. Spaghetti a Detroit, sembra il titolo di una canzone di Fred Buongusto, ma il premio più interessante è proprio quello che in Australia vide Fofino Floris protagonista con su Mazzamurro. Percorrendo questa meravigliosa sala che noi ormai tutti conosciamo perché ogni settimana siamo qui a presentarvi una ricetta diversa, troviamo i nostri commensali e diamo loro il benvenuto. Buongiorno signorina, come andiamo? Dottore, io mi siedo, mi accomodo, vedo che manca il mio piatto, però le ragioni ci sono, loro sono già belli pronti. Allora, caro Claudio, che sostituisci tuo padre oggi, sai che la cultura di su Mazzamurro viene dalla cultura del riciclo. Oggi si fa tanto parlare di riciclo nell'arte, si fa tanto parlare di riciclo anche per esempio nell'edilizia per una questione ecologica, ma nell'alimentazione non si fa più tanto parlare di riciclo. Invece noi vi riportiamo al passato, vi riportiamo ad un passato fatto di cose genuine. Nelle case degli italiani non si buttava mai niente. Questo è il Mazzamurro. Praticamente questo è un piatto considerato povero della cucina cagliaritana. Si tratta semplicemente del pane di due giorni prima, quindi del pane raffermo,
che viene imbevuto nel brodo di manzo. Un brodo. Come vediamo nelle immagini, si prepara il piatto prima con questo sugo di pomodoro fatto, lo chef mi confidava, con dei pomodori San Marzano e poi un pochino di altre varietà. Si fa tirare bene il sugo, si prepara nel piattino, sopra si mette il pane imbevuto nel brodo di manzo, sopra ancora il pecorino bello piccante e le foglie di basilico. Ecco che ci finiscono le fette e di nuovo la stessa, gli stessi ingredienti di prima, quindi è una questione a strati. Si potrebbe fare un grattacielo di questa roba. Si può fare diversi strati, però poi diventa un po' troppo pesante. Allora, Marta Muccini, tua mamma te l'ha mai fatto su mazzamurro? No. Poi te sei una zuppa. Esatto. No, perché insomma, il significato di zuppa e mazzamurro è grosso modo lo stesso, soltanto che una probabilmente si fa con il pane a fette. Adesso assaggerai la pietanza. A casa non l'hai mai mangiata così? È la prima volta che l'assaggio. Beh, allora che si dice? Beh, buonissimo, con questo piatto ci sarebbe bere un bel costero Argiolas. Ecco, me l'aspettavo, perché i giovani con questi vini glamour, questi trendy della... Eccolo qua, costero Argiolas. Voilà, lo facciamo vedere, un bel rosso, corposo, profumato, che va fatto anche un pochino decantare, nonostante sia un vino giovane, se non sbaglio. Sì, esatto, e si abbina bene perché è un vino un po' corposo, quindi è un Cannonau. E con un piatto un po' pesantino ci sta a meraviglia. Senti, una curiosità proprio personale: se viene un cliente, un turista, un buon gustaio e ti dice: caro signor Claudio, io qui all'Anticosteria voglio mangiare il primo premio in Australia del 1986, su mazzamurro, giusto? Ma tu quanto lo fai pagare un piatto del genere? È una curiosità commerciale. Ma noi ce l'abbiamo nel menù a 10 euro, è un piatto commerciale, diciamo, però comunque è una cosa che va accessibilissimo, diciamo. Esatto, non è proibitivo. Ragazzi, l'Anticosteria è sempre una sorpresa. Anche oggi noi siamo qui ospiti dei nostri mura, insomma, questi patron di questo bel meraviglioso ristorante, e iniziamo a mangiare il nostro mazzamurro. Allora, amici, non ci rimane che salutarvi facendo un bel brindisi come al solito e invitandovi a venire qui all'Anticosteria. Il numero che trovate in sovraimpressione è quello per ordinare il tavolo, giusto? Esatto. Buon appetito a tutti, cin cin. Claudio, ma non mi hanno portato a me. Oggi hai detto che eri a dieta. Professore, dobbiamo salutare tutti i nostri amici telespettatori. Ricordiamoci però il concerto per la Palestina. Allora, ragazzi, concerto per la Palestina sabato. Quindi domani a che ora, caro professor Pini? Ore 21 qualcosa, perciò nel nostro auditorio comunale di... insomma, quello, il famoso comunale, sì, dove ci sarà questo concerto per la Palestina, che soprattutto il vostro biglietto servirà, insomma, per una scuola, ecco, perciò andate per una causa sa nobile. Quanto è il biglietto? Non lo so, non lo so. Ah, chiedete, insomma, chiedete, però andate.